Dalla catechesi di Satana di padre Pellegrino Ernetti. Mefistofele, il primo dei terroristi. Ho appena incontrato Mefistofele travestito come mandrake. Ampio mantello nero, slanciato e con le corna nascoste, sguardo di fiamma. L'ho riconosciuto per il suo sogghigno diabolico. Egli attraversa la strada per salutarmi. E qui comincia il virgolettato, comincia a parlare il diavolo. Ti auguro un maledetto anno 1971. Che tu abbia il miglior successo, sacro prete, nelle tue iniziative. Per quanto mi riguarda, io sì che ho la sicurezza del mio successo, soprattutto dopo il concilio. Tu sai che io sono il primo terrorista in campo religioso. Sono riuscito a compiere il mio anticoncilio per mezzo di una parte del clero e dei preti progressisti. Insieme noi demoliamo le vostre tradizioni. Perfino lo stesso Papa ha dovuto riconoscere la mia abilità allorché ha parlato di autodemolizione nella Chiesa. Ah, forse tu pensi che il cielo sia più forte di me? Permettimi di ridere. Ascolta, vedrai come non c'è nessuno che possa resistere alla mia rabbia di distruzione da quando il Signore mi ha permesso di rovinare il mondo. Il tuo San Pietro, che non era uno stupido, ha detto che io sono un gran divoratore. È vero, cita il passo che nella compieta antica si leggeva tutte le sere, adesso in quella nuova solo il martedì, il vostro leone ruggente, il vostro nemico, il diavolo come il leone ruggente va in giro cercando di divorare, no? Questo dice, un gran divoratore. E il tuo Cristo, che si rifiutò allora di adorarmi, mi ha però consacrato come principe di questo mondo. Guarda, tutte queste città mi appartengono. La folla grida pane e divertimenti, come nell'antica Roma. Sapete com'era il motto dell'antica Roma, soprattutto degli imperatori che volevano tenere buono il popolo, no? Panem et circensem, si diceva. Cioè il pane e il circo, quindi i giochi del Colosseo. La variante moderna è pane e divertimenti, quindi mangiare e divertirsi, bere e divertirsi. Anche nelle vostre opere, nei vostri teatri, continuate a cantare il vitello d'oro è ancora in piedi, si incensi alla sua potenza, da un capo all'altro del mondo. Io ho distrutto la fede. Il Papa stesso l'ha detto parlando della crisi della fede. Ho distrutto la morale, i miei demoni impuri trionfano dappertutto. Ho distrutto la religione, le chiese si svuotano e le bestemmie sostituiscono le preghiere. Ho distrutto la famiglia, la prostituzione generale e gli innocenti vengono massacrati con l'aborto. Ma lascia che scenda nei dettagli delle mie vittorie. Di crisi in crisi il mio trionfalismo sostituisce quello di Cristo. Qui, leggere queste cose, ripeto, 52 anni dopo, a partire dalla vera radice dei mali, l'anticoncilio infiltratosi per mezzo dell'azione satanica, lo dice lui stesso, nel concilio cita un discorso di Paolo VI, verissimo, lui il Papa allora, dove lui stesso parlava di che cosa sta succedendo. Volevamo rinnovare la Chiesa, ma qui siamo di fronte a un processo di autodemolizione della Chiesa, cioè la Chiesa che si distrugge da sola. No comment, no, riguardo questa espressione. E poi quell'altra, il Papa Paolo VI, che dovette constatare e riconoscere una spaventosa crisi di fede. Paolo VI scrisse tra le altre cose
proprio per contrastare questo andazzo, ma senza riuscirvi, il credo del popolo di Dio. Vabbè, andiamo a sentire nel dettaglio, perché prendi questi quattro punti, quindi la crisi di fede, la crisi della morale, la crisi della religione e la crisi della famiglia, e li analizza a modo suo, ovviamente, sentiremo nel dettaglio. Guarda, dentro la chiesa io ho aperto una piccola porta, è di là che sono entrati i miei amici. Voltaire con il suo odio contestatore, Lumière col suo cinema corruttore e Lutero col suo libero esame, Marx con il suo comunismo ateo, Marcuse con il suo nichilismo, Lenin e Mao con il loro lavaggio dei cervelli e Freud con la sua psicanalisi. Cioè, allucinante proprio, Ma soprattutto sono riuscito a far penetrare l'eresia nella Chiesa, riuscendo ad ingannare perfino dei religiosi e dei prelati. Il tuo Cristo ha predetto che io sarei riuscito ad ingannare perfino gli eletti. Ho fatto entrare i vescovi olandesi con il loro catechismo eretico tradotto in tutte le lingue. E poi la caterva di professori di catechesi e pastorale, con la loro principale preoccupazione, un pingue salario, i divertimenti, la sessuologia, l'amore sensibile che fa dimenticare quello di Dio. Vittoria di Satana, ho ucciso la fede, ho ucciso Dio, o meglio, io sono Dio. Io lavoro anche per distruggere le bellezze della creazione. Per mezzo dei miei amici artisti ho impresso dovunque la mia smorfia artistica, nelle arti, nell'architettura, nella poesia, nella musica. Ho demolito l'intelligenza degli uomini con la droga ed ora, nella loro follia, gli uomini adorano Satana sotto la sua maschera moderna. È triste doverlo al momento constatare, ma al momento tutte queste cose, non soltanto che non sono finite, ma sono giunte agli apici. Certo che 52 anni dopo ancora non sono finite, però ancora non sono finite. Secondo, crisi della morale. Qui la riuscita è facile, l'uomo è soggiogato dalla preoccupazione del suo corpo, della carne, del suo ventre e ne fa un Dio, l'ha detto bene Paolo di Tarso. Nella pubblicità non si fa che parlare delle cure che si devono alla pelle, della bellezza carnale, la donna viene presentata nuda e si dimentica l'anima, bisogna godersi la vita e si dimentica l'eternità, il peccato, il demonio, l'inferno, spauracchi per i bambini. Il cinema corruttore staglia sotto gli occhi di tutti ogni tipo di vizio. I giovani ignorano i comandamenti di Dio. La pornografia celebra il culto dell'uomo animale. I vostri cattolici pagani, bello questo, festeggiano Bacco e Venere come facevano una volta a Roma e a Corinto, dove si portava in processione un ubriaco ed un oggetto osceno, Bacco e Venere. Anche a Montreal, del resto, l'8 dicembre dello scorso 1968, i vostri giovani in piena chiesa di Notre Dame hanno lanciato dei nitriti di lussuria. Questo io non lo sapevo, ecco, posso ricordarlo perché non era nato, però 8 dicembre del 68, no? Quindi profanazione della chiesa di Notre Dame a Montreal attraverso presumibilmente del compimento di atti lussuriosi al suo interno. Avete anche dei giovinastri che si proclamano figli di Satana e Heil Drivers,
Hell Drivers, qui c'è un errore, guide per l'inferno. Durante i loro festival pop li ho spinti al parossismo. Per mezzo della droga si preparano alla possessione diabolica. Vittoria di Satana. Anche qui. Oggi alcune cose non le cita, perché oggi c'è anche tutta quanta l'arricchimento con la problematica homo e trans. Quindi c'è un altro po' di carne al fuoco in mezzo a questo verminaio che già c'era allora. Crisi della famiglia. La famiglia l'ho colpita alla radice dopo aver distrutto l'autorità dei genitori. Distrutto l'autorità dei genitori. Divorzio, pillole sterilizzanti e soprattutto aborti a milioni. Omosessualità, amore libero, fornicazione, disprezzo del matrimonio e della castità. La donna è sviata dal suo ideale materno e i bambini sono lasciati ai loro bassi istinti. Negazione del peccato originale e di tutte le sue conseguenze. Sviluppo della personalità senza Dio. Presto la farò finita con questa maledetta razza che pretende ancora di andare in cielo per prendere il posto degli angeli ribelli. Qui viene svelato il segreto dell'odio satanico. Loro sono stati cacciati dal paradiso e non vogliono che gli uomini vadano, scusate, a prendere i posti degli angeli ribelli. Anche questo è, vedete com'è sorprendente, cronaca di ordinaria quotidianità, peggiorata tantissime volte. Qui per esempio non cita le libere convivenze. I divorzi sì, perché era da un anno che era entrata in vigore in Italia la maledetta legge Fortuna. La fornicazione sì, l'amore libero sì, il rispetto del matrimonio e della castità sì, ma non cita il dilagare adesso delle libere convivenze, no? Che, no, sono fornicazioni che diventano pubblici scandali. Poi, crisi della religione. Ed ecco il mio successo più grande. Sono riuscita a svestire i sacerdoti e le vergini consacrate. Ho fatto sparire la tonaca e gli abiti religiosi. E oggi, insomma, a quanto pare, se qualcuno lo porta, viene rimproverato da chi dovrebbe encomiarlo, o meglio, semplicemente dirgli: stai facendo mezza parte dell'obbligo tuo e manco tutto, perché la tonaca è osservare la legge tuttora vigente per ora, di Santa Madre Chiesa. Che piacere, attenzione adesso alle signorine, poter vedere in mezzo alla strada le donne cattoliche in pantaloni o in minigonne, ha detto Mefistofele, non Don Leonardo. Oh, e poi nella spiaggia in bikini e presto in monochini. Si vede che nel 71 ancora il topless non era stato ancora inaugurato. Come delle vacche e vacchette, ho detto sempre Mefistofele, io non ho detto una parola, non ho fatto manco pio. Sto leggendo, pagina 179, per chi sta vedendo la diretta, di questo libretto qui. Per chi sentirà il podcast che non si vede il video, pagina 179 della Catechesi di Satana di padre Pellegrino Ernetti, esorcista della arcidiocesi di Venezia a suo tempo, morto in concetto di santità. Oh, sono perfino riuscito a svestire i prelati. Eccoli, tutti quanti vestiti come i laici. Dice sempre Mefistofele, io non dico manco una parola, a poco abbandonano le insegne della loro dignità. I vescovi sostituiscono la loro bella croce pettorale con due pezzi di legno incrociati. Falsa povertà, dice sempre Mefistofele, mentre se ne stanno altrove a sciupare il denaro
sterco di Satana. Tutte queste cose, ovviamente, no? Cioè, passano come, ma no, ma bisogna essere un po' più pratici, un po' più dimessi, no? Tutti quanti questi abiti sontuosi, no, ma a me è meglio essere un pochino più umidi, no? Passano così. Questo è il commento mio, però Mefistofele ha detto quelle cose lì, Ah, lascia che ti faccia ricordare un bel fatto. Nel 1910, durante il congresso eucaristico di Montreal, sempre Montreal di mezzo, mentre si svolgeva la processione del Santissimo Sacramento, i massoni fecero lanciare un porco davanti al vescovo che portava l'ostensorio. Magnifico. Si può tranquillamente andare a controllare nelle fonti, ma sicuramente è vera questa informazione. Ora vedrai, presto le vostre belle chiese saranno demolite e sarete costretti a scendere nelle catacombe. Ancora questa cosa non è successa, quindi chissà. La celebrazione della parola e la cena sostituiranno la messa a sacrificio, che aborrisco, perché è proprio quella che salva il mondo. Ora, le celebrazioni della parola dilagano, specialmente in certi ambienti ecclesiali. Usiamo questo termine un po' generico, tanto chi vorrà e potrà capire, capirà. La cena che sostituisce la messa a sacrificio ancora non è perfettamente compiuto, però nel Novus Ordo Missae c'è stato un forte spostamento dalla dimensione sacrificale della Santa Messa all'esaltazione invece della dimensione del banchetto, no? Della cena, quindi con l'esaltazione della comunione sacramentale, eccetera. Per prima le vostre chiese saranno trasformate in sale di riunioni, dialoghi, danze con musica jazz, con chitarre e batterie, come nei locali notturni. Ah, questo, quante ne volete? L'organo, il latino, il gregoriano, come pure la polifonia classica, spariranno. Ormai, roba d'altri tempi, superata. Pare che molti prelati usino spesso questo termine. Ah, queste sono cose che andrebbero bene 60-70 anni fa, ma ormai sono superate, no? Oh, io spingo per la concelebrazione, lo dice sempre Mefistofele, e l'intercomunione tra preti cattolici e ministri protestanti o rabbini ebrei. La concelebrazione ormai è diventata una piaga dilagante dappertutto. E ci sono alcuni posti, alcune chiese dove non ti fanno celebrare se non nella forma della concelebrazione. Non è una sola, sono tantissime. O l'intercomunione ci stanno lavorando da un pezzo, non è ancora pronta, ma sono anni che ci stanno lavorando e continuano a circolare rumors che sia ormai in dirittura d'arrivo. Te lo ripeto, bisogna dissacrare tutto, come nella Russia sovietica. Invano il Papa implora il rispetto del sacro, nessuno più l'ascolta. Vasi sacri, abiti, ornamenti liturgici sono venduti dagli stracciventoli. La comunione in mano fa cadere per terra delle particelle di ostia e il corpo di Cristo è calpestato. Adesso ormai dilaga. Penso che saremo arrivati forse al 90%, 95%, in alcuni posti il 100% delle comunioni in mano. Proprio ieri ho postato dei messaggi dell'apparizione della Madonna del Buon Successo riconosciuta dalla Chiesa, dove si parla di questo: verranno tempi in cui mio figlio Gesù Cristo sarà calpestato dai vostri immondi piedi. Eccoli. Le donne che servono l'altare, ormai tra poco le avremo anche in forma istituzionalizzata, spingono i sacerdoti a sposarsi. In una diocesi in pieno territorio di Quebec, in 10 anni avete perso 22 preti. Ma
questo numero diventato irrisorio adesso, che hanno buttato la tonaca alle ortiche e si sono sposati, un successo magnifico. Il popolo cristiano ha perso il rispetto per il sacerdote, che è diventato un uomo come tutti gli altri. Confermo, io quando vado in giro, che ne so, ristoranti, che ne so, bar, negozi, signore, che desidera signore? Dico, insomma, non credo che intendano signore come la traduzione italiana di dominus, cioè di donna. Non sono manco buoni più a dite padre o reverendo, tu sei signore. Non è che lo dico perché ci tengo in qualche modo, ma è evidente un chiaro segno di dissacrazione, no? Ha perso il rispetto dei religiosi e delle religiose che sono diventati mondani dopo aver rinnegato lo spirito dei loro santi fondatori. Dappertutto l'educazione cristiana viene messa da parte, neutralizzata dall'educazione laica. Le scuole oggi sono veramente diventate un ricettacolo di laicismo galoppante, dove di cristiano non c'è più nulla. La generazione nuova, senza fede né legge, diverrà terrorista e rivoluzionaria. 71, le Brigate Rosse di lì a poco avrebbero cominciato a dilagare. Per mezzo del suicidio la condurrò alle porte dell'inferno, vittoria di Satana. Presto la cattolica Italia diverrà un paese comunista e ateo. Comunista non lo so, ateo ci siamo già diventati. Poi sarà la terza guerra mondiale ad offrirmi la possibilità di inabissare milioni di anime dannate. Non serviam. Vittoria di Lucifero, l'anticristo, l'avversario di Cristo. Io sono il re del mondo. Figli di Satana, combattete figli di Dio. Davanti a Dio state bene in piedi. Non genuflettete, cantate l'internazionale. Oggi ho dovuto rimproverare altro che in piedi un tizio che non era certamente della parrocchia, che viene in chiesa a messa e durante la consacrazione l'ho visto con la coda dell'occhio, siccome tutti si erano inginocchiati, lui per non fare che stava con un che si è messo seduto. Ovviamente l'ho rimproverato quando a tempo opportuno. Davanti a Dio state bene in piedi, non genuflettete e cantate l'internazionale, non genuflettete, state bene in piedi. Ci sono messe anche in alcuni ambienti ecclesiali, dove stare in alcuni ambienti ecclesiali stare in piedi è obbligatorio, è proibito inginocchiarsi. Altrove è diventata una consuetudine e una moda. Dannati di tutta la terra, in piedi, godetevi il vostro paradiso qua giù, perché domani sarete dannati all'inferno. All'istante Satana tace, stringendo le labbra in una smorfia spaventosa, è paralizzato da una potenza superiore. Di fronte a lui si staglia l'arcangelo San Michele, che con la sua spada gli lancia un raggio laser che lo fulmina, dicendo: chi osa attaccare Dio? E la voce dell'arcangelo si ripercuote ad ogni eco come un tuono. All'istante esplode una bomba dal fumo nero, inghiottendo Mefistofele, primo terrorista. Conclusione. Le quattro crisi citate della fede, della morale, della religione, della famiglia sono i terribili e terrificanti effetti dell'infernale presenza di Lucifero nel mondo. Occorre seriamente riflettere sulla sua nefasta opera ed opporre il sangue di Gesù per vincerlo. L'Apocalisse ci dice chiaramente: hanno vinto il dragone nel sangue dell'agnello. Commenti penso che siano, li ho fatti un pochino durante la lettura, non risparmiando un po' di ironia, perché è il minimo, insomma, che con cui si possa reagire dinanzi a certe cose. Però è veramente impressionante constatare come 50 anni dopo queste cose non solo sono diventate realtà,
ma purtroppo non se ne vede al momento la fine, alcune ancora no. Terza guerra mondiale, incombe minacciosa, alimentata anche dal terrore messo in giro dalle informazioni, dalle notizie, ma ancora, grazie a Dio, non è successa. Speriamo che non abbia succedere mai, però credo che sia abbastanza edificante, anche se certamente non gradevole, e utile per riflettere un po', ascoltare queste confessioni sataniche.